Cari amici di Milanello, ben ritrovati qui da San Siro, ben ritrovati per questo grande appuntamento Milan-Juventus. La partita è sul 3-1 per la Juve. Devo dire che il Milan, se dovesse finire così, perde la prima partita in campionato, ma non deve assolutamente perdere la convinzione e la consapevolezza che ha dei propri mezzi, perché quello che abbiamo visto in campo stasera è un Milan che ha saputo tener botta a una Juventus che alla vigilia sembrava decimata, in realtà mancavano solo i due terzini e Morata sostituito da Dybala, che non è proprio uno qualunque, e invece era il Milan davvero ad essere decimato, perché oltre all'assenza di tanti titolari, e che titolari, mancavano anche le loro riserve. Quindi già quello che si sarebbe presentato sarebbe stato un 11 con diverse defezioni. In più si è dovuto presentare un 11 davvero messo in piedi, è messo insieme con anche un po' di fantasia, perché l'ultima volta che Calabria aveva giocato centrale di centrocampo ci furono tantissime polemiche. Parliamo di Milan-Fiorentina, se non vado errato, proprio qua a San Siro finì 0-1 con gol di Chiesa. Ecco, purtroppo è accaduta questa strana coincidenza, cioè Calabria gioca centrale di centrocampo, fa la sua bella partita, fa il suo grandissimo gol, meritatissimo non solo per lui ma anche per il Milan in quella fase della partita, e poi il Milan subisce proprio non da Cristiano Ronaldo, che era quello forse più temibile, anzi togliamo il forse, era quello più temibile, il giocatore che devi tenere d'occhio quando affronti questa squadra, ma subisce proprio due gol da Federico Chiesa sul lato di Theo Hernandez. E anche questa purtroppo è una notizia che è una notazione che va fatta. Mentre seguo un attacco del Milan, siamo all'87esimo, ragazzi, ogni volta che mi sono collegato qui che non era un risultato vincente o comunque positivo, qualcosa è successo. Detto questo, purtroppo da Theo Hernandez, sul lato di Theo Hernandez, il Milan subisce tutti e tre i gol. I due di Chiesa, dove Theo Hernandez è rimasto francamente troppo fermo, troppo immobile di fronte all'inserimento di Chiesa e alla giocata di Chiesa sul secondo gol. E poi anche il terzo gol, quello di Kulusevski, arriva proprio da quel lato lì, e Kulusevski ha avuto troppo tempo per giochicchiare col pallone e servire il pallone dentro per l'inserimento di McKennie. Detto questo, parlato di questo singolo, Theo Hernandez, non dimentichiamoci che è l'uomo insieme a Donnarumma, insieme a Frank Essie e pochi altri, perché tanti di questi non ci sono stati e non ci sono ancora per infortunio, è l'uomo un po' simbolo di questo Milan, primo in classifica anche nelle feste natalizie. Io credo che si debba parlare del collettivo, e oggi è un Milan che ha dimostrato di non mollare mai. Io, scusate, guardo un po' il campo, un po' in camera, perché comunque anche questa è una cosa che va detta e sottolineata. Cioè, siamo al minuto 88 e il Milan attacca pieno organico, attacca con i suoi giovani, attacca con le sue defezioni, attacca con Daniel Maldini che è giovanissimo, attacca con una rosa giovanissima, con una media età che davvero non si era mai visto prima in cima alla classifica. È un Milan che ha giocato nel primo tempo una buona mezz'ora sicuramente superiore alla Juventus, e nella ripresa fino al gol di Chiesa stava giocando molto 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 meglio rispetto alla squadra di Pirlo. Quindi è un Milan che deve uscire dal campo stasera, e deve uscire da San Siro stasera con la convinzione di avere, anche in mezzo a mille difficoltà, mille una difficoltà, perché già ieri sembrava una partita molto difficile da affrontare per quelle che erano le defezioni, in mattinata anche le due positività di Rebic e Krunic, che erano due dell'undici titolare, davvero parliamo di una sfortuna, di un mix tra sfortuna e tra tanti fattori indescrivibile, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista pratico, per quello che poi queste defezioni tolgono alla squadra. Ho visto un Stefano Pioli mai come questa sera, ma forse stasera mi sono concentrato più su di lui perché ero proprio curioso di capire come stava e come voleva porre rimedio alla forza della Juventus. Ho visto uno Stefano Pioli davvero che ha
che ha comandato i suoi, telecomandato i suoi, sembrava avesse il joystick. C'è stato un pressing e un assalto proprio al portatore di palla della Juventus nel lungo possesso della Juve, che talvolta ha anche rischiato lì dietro, partendo sempre dai piedi di Szczęsny eccetera, che Pioli ha comandato, e tutti trovavano la forza per reagire al comando dell'allenatore e andare ad aggredire quel pallone. E questi sono segnali che in un momento così difficoltà valgono tantissimo e ti fanno capire davvero che questa è una squadra che non molla mai, mentre sono stati concessi 5 minuti di recupero. E questo è un dato da sottolineare. Ecco, tutti oggi siamo qui a chiederci: e se ci fosse stato Dybala, con Morata anche, con Alexandro e Cuadrado, ma se ci fosse stato Ibrahimovic, Salemakers, Bennasser, a organici completi, al completo, come sarebbe andata questa partita? Questa è una bella domanda. Io credo che proprio da questa domanda debba ripartire il Milan, dalla convinzione che col pieno organico il Milan questa sera avrebbe fatto male alla Juve più di quanto gli abbia fatto male già questa sera, perché questa sera il Milan ha messo paura alla Juventus. La Juventus ha dovuto trovare una giocata di un singolo per rimetterla sul binario favorevole, perché fino al gol di Chiesa davvero io ho visto una Juve in difficoltà. Arginato benissimo Cristiano Ronaldo, arginato benissimo anche Dybala, che si è destreggiato soltanto in quell'occasione del gol. E per il resto io ho visto tantissimo, quasi solo Milan. Donnarumma ha fatto i suoi interventi, ma come li ha fatti Szczęsny, e per il resto ci sarebbe anche da dire qualcosina su un secondo giallo non visto nella ripresa, insomma, però non mi sembra proprio il caso di attaccarsi agli arbitri. Mi sembra il caso invece di usare questa partita, tralasciando il risultato e nonostante il risultato, mi sembra di dover vedere questa partita come una conferma, un nuovo punto da mettere lì, da segnarsi a calendario e da dire: anche in questo caso comunque la mia figura l'ho fatta, i miei principi li ho tenuti, non mi sono snaturato e le mie convinzioni le ho avute. Poi è andata male, perché in campo può andare male, perché si può vincere, si può perdere, soprattutto quando ci sono questi fattori che determinano le partite, e soprattutto contro la Juventus. Il Milan non ha perso contro la Sampdoria, però c'è modo e modo per farlo, e il Milan la prima sconfitta di campionato la porta a casa e la ottiene giocando come ha giocato sempre in queste prime partite. Ciò non significa che ora, come ha fatto, non va più bene e bisogna dare ancora qualcosa in più. C'è solo bisogno di aspettare, di avere pazienza e di recuperare quelli che sono gli elementi che mancano e che oggettivamente cominciano a farsi sentire e rendersi utili. Parliamo di Ibrahimovic su tutti, parliamo di intanto c'è una mischia in area, c'è un mix di giocatori che cade per terra, non c'è nulla, Errati era vicinissimo e ha fischiato fallo in attacco con punizione per la Juventus. Ci sono delle assenze che cominciano a pesare: Ibrahimovic, Bennasser, ma non solo Ibra, davvero ci tengo a sottolineare, non solo Ibra, per esempio anche Salemakers stasera lì davanti. Se ci fosse stata la catena Salemakers Calabria con Cristiano Ronaldo, che comunque è stato arginato molto bene, sarebbe stato davvero già un qualcosa in più, non da poco, da mettere in campo e da utilizzare contro un avversario così forte. Detto questo, il Milan rimane intanto primo in classifica, e questo non è male, rimane con un punto di vantaggio. La Juve ovviamente accorcia una zona caldissima di campionato e di classifica, però devo dire che da questa giornata il Milan, grazie anche con un po' di fortuna per quanto successo a Genova, esce con il primato, e non è cosa da poco per come si stavano mettendo le cose alla vigilia di questa epifania, che purtroppo ha portato poche caramelle dolci al Milan in questa mattinata del 6 gennaio. Ha portato due bruttissime notizie al Milan e a Stefano Pioli. Fortunatamente questo Milan, anche
con la Befana contro, anche contro il carbone, è riuscito a, a trasformare comunque nell'atteggiamento, nella gamba, nella convinzione, nella compattezza, nonostante il risultato, ha riuscito a trasformare questa serata comunque in una serata che deve far dire a tutti, a Stefano Pioli, ai tifosi, alla società, che questo Milan è squadra, questo Milan non molla mai, questo Milan per tutti sarà difficilissimo da affrontare. Ora la parola scudetto nessuno la vuole nominare, soprattutto dalle parti di Milanello. Io ogni tanto ci tento in conferenza stampa a farla pronunciare a Stefano Pioli, che invece ha un equilibrio che è uno dei punti di forza che ha permesso il Milan di diventare così squadra in questo periodo, a partire dalla scorsa stagione. La parola scudetto nessuno la vuole pronunciare, ma certamente anche per chi e per tutti quelli che staranno nella parte alta della classifica sarà impegnativo, difficilissimo affrontare questo Milan ai limiti davvero della storia, perché anche questa sera, nonostante il risultato, nonostante tutto, questo Milan ha fatto vedere di essere il Milan. Cari amici di Milanello, qui sotto le coordinate per intervenire, mi raccomando, like e iscrizione sono due passi fondamentali per supportarci e sopportarci. Sarà un mese importantissimo perché ci sarà anche il mercato, quindi le notizie vanno e vengono, e soprattutto ci sarà tanto calcio, perché c'è la Coppa Italia, perché c'è il campionato che va avanti, perché ci avviciniamo anche nella fase calda dove riprenderà anche l'Europa League. Quindi insomma avete tantissimi motivi per restare con noi. Dove? Qui su Milanello. Grazie da San Siro e grazie per tutto quello che ci date in termini di like, di seguaci, ma soprattutto in termini di emozione, perché con voi noi stiamo vivendo davvero delle gran belle emozioni. Ciao, un saluto.